Ciao amici, sapevate che il digiuno fa bene? Lo dicono le più recenti ricerche scientifiche. E da quando patire la fame fa bene? Non bisogna esagerare. Le ricerche e anche la naturopatia parlano di digiuno intermittente, in cui per alcuni giorni alla settimana si alternano momenti di digiuno ai pasti normali. In questo modo non si vive il senso di privazione, ma solo il piacere di prendersi cura di sé. Ho fatto un video dove spiego i diversi metodi per seguire il digiuno intermittente, il link in descrizione. Oggi vediamo 3 benefici inaspettati del digiuno intermittente. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Prima di andare avanti, una precisazione. Per il digiuno è sempre meglio evitare il fai da te. In descrizione trovate il mio ebook con la guida pratica alle diverse forme di digiuno intermittente per trovare quello che fa per voi e per seguirlo senza rischi per la salute. Ecco allora i benefici. 1. Dimagrire. Sicuramente è il beneficio più decantato del digiuno intermittente e trovate le basi scientifiche in questo articolo della Harvard Medical School. Per avere risultati però occorre un approccio personalizzato perché bisogna azzeccare gli orari del proprio metabolismo. 2. Concentrazione. Avrò così fame che alla fine penserò solo al cibo? Strano, ma non è così. L'eccesso di cibo, soprattutto industriale, costringe il corpo a un lavoro costante e a smaltire le tossine in eccesso. Questo si traduce in malessere, concentrazione difficile e declino delle performance. Invece, la riduzione del carico tossinico grazie al digiuno intermittente aiuta il sistema nervoso. Prima degli altri benefici, vi ricordo di iscrivervi, attivare le notifiche, condividere questo video e abbonarvi al canale. In descrizione tutte le info insieme alle mie playlist, libri ed ebook. 3. Pelle e capelli. La naturopatia lo sostiene da sempre. I problemi di pelle e capelli nascono da quello che mangiamo. Una dieta sana, accompagnata da un digiuno intermittente occasionale, è il perfetto alleato della bellezza di pelle e capelli. Così diamo al corpo il tempo di fare detox e detossinare organi e tessuti. Meno tossine, più pelle liscia e luminosa e più capelli morbidi e lucenti. Per fare detox e dimagrire in modo naturale, trovate i miei ebook Trendy e Sani in descrizione, insieme al link per contattarmi se volete un coaching personalizzato con me. Il digiuno è uno strumento potente e, se usato con attenzione, offre grandi benefici. Vivi naturale e vivi meglio!